Simone Scuffet è alla prima convocazione in nazionale maggiore. Abbiamo così deciso di sottoporlo ad un test per scoprire 10 prime volte della sua vita calcistica e non solo. La prima volta che ti sei messo in porta. La prima volta è stata ovviamente da bambino, avevo 6 anni nel mio paese a Remanzacco, il mio primo allenamento, già avevo addocchiato questo ruolo e poi non l'ho più mollato. La prima volta che hai fatto danno a casa provando ad imitare Buffon. Penso probabilmente il giorno dopo, già mi mettevo a casa con la palla e la tiravo ovunque, cercavo di prenderla ovunque e ho fatto parecchi danni. La prima volta che hai parlato con il tuo conterraneo Dino Zoff. Successo 2 anni fa, è stato un contatto telefonico, però ovviamente mi ha fatto molto piacere sentire le sue parole. La prima volta che hai giocato a tamburello. È stata in prima media, era diciamo lo sport più in voga nel nostro paese. E si giocava a scuola, si giocava sempre, era molto bello. La prima volta che hai baciato una ragazza. In prima superiore avevo 14-15 anni. La prima volta che hai fatto l'alba con i tuoi amici. Avevo 16 anni, in una serata a Lignano vicino a casa dove uscivamo alla sera e ogni tanto arrivava anche l'alba. La prima volta che hai fatto qualcosa di estremo. Una bella domanda. Penso una cosa veramente estrema, però sia stato per me l'emozione più grande, è stata l'esordio in Serie A. La prima volta che ti sei fatto un amico nel mondo del calcio. Ma da subito, quando giocavo al paese, comunque erano tutti amici e poi sto comunque tenendo molti contatti e poi da quando sono arrivato a Udine ho molti amici, tra cui anche lo stesso Meret, con cui stiamo diciamo condividendo questo percorso anche in azzurro. La prima volta che hai messo piedi a Coverciano. Avevo 16 anni per uno stage dell'Under 17. La prima volta che hai esultato per un gol della nazionale. Assolutamente da bambino, le prime partite che vedevo, avevo già 4-5 anni e i miei mi mettevano davanti alla TV a vedere le partite. Ciao a tutti da Simone Scuffet, vi ringrazio per il vostro supporto, continuate a seguirci.